Are you ready? Are you ready? Ciao a tutti e bentrovati a TCG Television. Oggi siamo qui di nuovo con Versus System Zona Marvel, perché abbiamo da aprire una bustina The Avengers, espansione in inglese purtroppo, non c'è, esiste in italiano ma non ho bustine in italiano, e espansione da 14 carte del 2005, edita dalla Upper Deck. Non mi ricordo adesso dove sono le rare, comuni e non comuni, quindi do un po' a naso. Termite, Squadrone Supremo. Dane Whitman, Black Knight, degli Avengers. Oh, un 15-17, Arcanna, Squadrone Supremo ancora. Un 12-13, Helmut Zemo, Citizen 5, dei Thunderbolts, dei, vabbè, l'affiliazione insomma. Plot Twist, vediamo un po', Stolen Power, questa è una carta, diciamo, azione. Come costo addizionale per giocarla, tappa un personaggio a Master of Evil, metti KO un personaggio stannato, non mi viene adesso il termine in italiano qual era, bersaglio, metti un segnino più un attacco più in difesa sul personaggio tappato. Poi abbiamo una rara holo, molto bene, la mettiamo in fondo, molto molto bene. Una non comune, che è un luogo, Isola Utopia, Utopia, l'isola dove abitano i mutanti. Come cosa addizionale per girarla, tappa due personaggi Squadroni Supremi. Quando un attaccante causa sfondamento mentre attacca un personaggio, il controllo di quell'attaccante perde 3 punti di resistenza. 7-7, Polaris, degli X-Men. Poi abbiamo un 9-8, Leader, Ultron, che bestione, Master of Evil, Leader. Mentre l'attaccante avvicina Fulton, i difensori perdono i rinforzi e non possono ricevere rinforzi. Ma ancora comune, Pile Driver, altro Masters of Evil. Mi sa che la rara è una sola, non è come quelle italiane. Answer the Call, andiamo più spediti. Helmut Zemo, Citizen 5, di nuovo. L'abbiamo trovato prima, mi pare. Vediamo se riesco a ribeccarlo. Eccolo qua. Bah. 9-9. Nighthawk, Squadrone Supremo. Iron Man. Attenzione, abbiamo trovato Iron Man. Niente male. Leader, anche lui. Personaggi Avengers vicini ad Iron Man hanno volare e distanza e guadagnano più in attacco più in difesa, non male. E poi vediamo la rara, che anche foil, attenzione, 12-12, Leader ancora, Kang, del concilio di Kang. Kang non è unico, infatti già è il terzo che trovo diverso, ovviamente. Quando un attaccante vicino a Kang viene potenziato, quell'attaccante non può essere stannato in questo attacco. Ma discreta. Ciao a tutti e grazie.